sottoscrizione del protocollo che deriva dall'articolo 35 del decreto legge 189 che prevede norme urgenti per la ricostruzione dei territori, soprattutto abruzzesi, è il primo protocollo approvato nelle province del cratere. Naturalmente ha una sua caratteristica ben particolare perché si preoccupa di tutelare il lavoro e i lavoratori, quindi vi è un'attenzione puntuale e rigorosa sul rispetto delle regole e della legalità all'interno dei cantieri, sia pubblici che privati. Tenete conto che questo protocollo in realtà integra però altri strumenti che già sono a disposizione dei prefetti e delle prefetture. Intanto la possibilità di accertamenti attraverso i gruppi interforze per evidenziare eventuali condizionamenti all'interno dei cantieri e presenze della criminalità organizzata, ma soprattutto integra anche un altro consesso che è il tavolo di monitoraggio dei flussi di manodopera, attraverso i quali le prefetture possono anche intuire e ricavare indicazioni circa la presenza della malavita organizzata. La struttura di cosa si occupa nel dettaglio? Allora, quando è successo questo grave evento del terremoto, hanno pensato i politici di creare una struttura centrale dove si tenesse un'anagrafe antimafia delle imprese che dovessero lavorare nella ricostruzione. Quindi hanno dato un obbligo a tutte le imprese che devono e vogliono lavorare nel terremoto ad essere iscritte presso questa anagrafe. L'anagrafe è retta quindi da questa struttura di missione antimafia che io dirigo e che per essere iscritti si svolge un accertamento molto approfondito e che va anche al di là di un accertamento che normalmente la prefettura fa per i rapporti degli appalti pubblici delle imprese. C'ha un duplice effetto positivo, perché da una parte, essendo già iscritti, quando partecipano alla ricostruzione non ci sono tempi morti, quindi l'impresa può partecipare all'appalto e prendere immediatamente l'appalto perché è iscritto. Se non è iscritto, il commissario Legnini non può dare adito all'appalto, non può far partecipare all'appalto questa impresa. E ovviamente l'impresa si assume il rischio di essere un'impresa pulita al 100%, perché altrimenti con l'accertamento che viene fatto viene bloccata, non viene iscritta, ma non solo non viene iscritta, se poi ci sono dei condizionamenti mafiosi viene interdetta. E questa interdizione non vale solo per il terremoto, ma vale per tutta Italia, quindi va nella BDNA nazionale e tutte le prefetture d'Italia per gli appalti pubblici la tengono fuori. Viene bannata, ecco. Quindi poi questa struttura ha avuto un interesse maggiore dalla legge a livello strategico e quindi si occupa anche del terremoto di Campobasso, di Ischia e di Catania. Quindi è diventata una struttura trasversale dove tutte le emergenze hanno questa sorta di whitelist centrale in cui si scrivono le imprese che vogliono fare lavori di ricostruzione. Grazie.